approfittando della bella giornata qui fuori all'aperto, apro un pacco arrivato un po' di giorni fa che avevo già verificato, contiene nuovi prototipi Eco Guitars, ma l'avevo richiuso, ma visto il momento contingente c'è più tempo a disposizione, vi voglio far vedere le cose su cui sto lavorando anche per mitigare quelle voci che dicono che adesso Eco Guitars ha cambiato proprietà e quindi non si farà niente. No, sono sempre io, c'è sempre Roberto, c'è Giorgio Polenta, ci sono tutti, c'è Stevio Lorenzetti come amministratore, tutto come prima. Adesso si chiama Algame Eco la società, sentite che anche il galletto del mio vicino di casa dice sì, e quindi stiamo lavorando, arriveranno chitarre belle. Quando vi faccio vedere un prototipo significa che il prototipo è pronto, andrà fatto un pilot order, andranno fatti gli ordini, quindi passano sempre, da quando lo penso, un annetto, da questo momento passano almeno 6 mesi, quindi le chitarre che vedrete prima che possano arrivare nei negozi si parla almeno di 6 mesi, sempre che questa problematica che stiamo avendo non vada a influenzare negativamente anche altre tempistiche. Quindi siamo a marzo, calcoliamo tutto marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, diciamo che settembre, ottobre queste chitarre potrebbero essere nei negozi. Ciao. Le avevo semplicemente aperti per fare il mio report, ma visto che a causa degli eventi c'è un pochino più tempo, ve li voglio far vedere. Prima parte dell'involucro tolta e ce ne sono un po'. Allora, mentre il mio amico Gallo canta, vi faccio vedere, ho deciso di reintrodurre la duo. Come per le altre chitarre ho preparato questa scritta. Eccola qua la duo. Potrebbe far venire da pensare a una Marco Polo più economica, che invece che ho il solid top, è una chitarra così che si vede meglio, scusate se faccio l'ombra, ma è totalmente improvvisato questo video. Già il logo che fu usato per le duo, i soliti dot scalare da 6, 5, 4, 3 mm, la rosetta la stessa che disegnai per la mia insieme a Roberto Fontanotte, sentite che il nostro amico Galletto continua a darci il benvenuto. Osso, plastica invece il pin, bello il ponte spezzato. È un open pour leggermente satinato, mogano, il flex, mogano, l'attacco, vedete che è ancora il prototipo e non c'è tipo l'attaccacinghia, ma ovviamente ci sarà. Grover, le meccaniche, abbiamo lavorato affinché la chitarra sia una chitarra non troppo costosa, che si collocherà tra la One ST e la Evo, la Duo, Duo 2 si chiamerà, non c'è ancora l'etichetta. Però gran bella chitarra e suona anche bene, poi ve le farò sentire quando saranno in produzione. Stanno usando una Duo 018 Cutaway, peraltro cambierò anche il nome, credo. Ve la faccio vedere appoggiata qui, vedete che lo shape è quello che avevo disegnato inizialmente e capita nei prototipi. Qua c'è scritto Evo, ma sarà una Duo, questo è un errore, perché per questo motivo si fanno i prototipi e poi i pilot order vengono chiamati. Mi piace moltissimo Elliot, mi piace moltissimo questo abbinamento di questa rosetta con questa finitura, bello il punto di giunzione, stanno venendo bene. Vi ricordo sempre che questo è per serietà, queste sono sotto la vernice, in maniera che è vero che c'è scritto Handcraft in Cina, Popular Republic of China, ma in questo modo nessuno potrà togliere l'etichetta Made in China, che è secondo me una cosa di serietà, anzi secondo me dovrebbe essere obbligatorio. Sostanzialmente quello che vi ho fatto vedere sono le novità. Le altre chitarre, vedete qua per esempio c'è una Wow Koa, Wow Cocobolo,
Wovengold, sono, e qui dentro ci sono delle Evo, ci sono piccole differenze che vengono introdotte, piccole migliorie che io devo andare ovviamente a verificare. Quindi inutile che ve le faccio vedere, sono differenze che a livello video non si vedrebbero, ci sono piccole differenze per esempio sullo spessore dei binding, piccole cose che però sono sempre dei continui upgrade che si cerca di mettere dentro per fare migliorare gli strumenti senza che questi vengano stravolti. Grazie per aver visto anche questo video, vi ricordo di mettere il mi piace, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per ricevere gli aggiornamenti e se potete chiedete ai vostri amici di fare altrettanto iscrivendosi al canale. Ciao!